Draga braće i sestre, danas mi u našoj katedrali na osobiti način doživljavamo katoličko-katolične crkve. Da je katolička crkva opća, da je ona bogata svojim raznolikosti. Vjerojatno nikad nije ovoliko biskupa nego katoličkih odjednom bilo na svetoj misli ovdje u našoj katedrali. Vidimo bogatstvo katoličke crkve i u isto vrijeme osjećamo zajedništvo u Kristu Isusu. Zajedništvo u tome što svi želimo svijetiti njegovo evanđelje. Na osobiti način sa braćom kako katolicima ovdje prisutnima povezuje nas i zajednička prošlost, osobito za vrijeme komunizma, kad smo svi trpjeli. I oni su imali mučenike koje danas nose u svom pamćenju, mučenike i svjedoke vjere za vrijeme komunizma. Pa mi dozvolite da sada na njima razumljivijem jeziku rečem nešto o našoj crkvi i o našoj katedrali i o našem blaženom Alojziju Svetincu. Cara eccellenza reverendissima nunzio apostolico, cari e venerati confratelli del episcopato, con grande gioia vi do il mio benvenuto in Croazia a Zagrebu. Siete venuti a Zagreb per il vostro incontro su invito di Monsignor Nicola Kekić, vescovo di Križevci. Unendovi al giubileo dell'Eparchia di Križevci, che quest'anno celebra il quarto centenario del rinnovo della comunione ecclesiastica con la sede di Roma. È per me un onore accogliervi nella nostra cattedrale, chiesa madre della nostra arcidiocesi, ma anche simbolo della fede cattolica del popolo croato. Da ogni parte del paese, infatti, spesso vengono qui in pellegrinaggio i fedeli per rinnovare la propria fede e la propria appartenenza alla Chiesa. Grazie alla vostra presenza tra noi, quest'oggi, adesso, cari e venerati confratelli del Episcopato, possiamo fare l'esperienza della Chiesa che respira a due polmoni, come diceva il beato Giovanni Paolo II, riferendosi al ricco patrimonio di fede in Europa, sia occidentale che orientale. Oggi possiamo respirare la bellezza dello scambio di doni spirituali delle nostre Chiese, unite nella comunione con la sede di Pietro e nella ricchezza delle diverse tradizioni. La comunione ecclesiale tra le nostre Chiese è sostenuta altresì dalla comune esperienza del martirio. Siamo riuniti nella cattedrale in cui sono conservati i resti mortali del beato cardinale Alojzije Svetinac, arcivescovo di Zagreb, la cui vita fu gita testimonianza di fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Il ricordo dei martiri non può essere cancellato dalla memoria della Chiesa e dell'umanità. L'insigne figura del beato Alojzije Svetinac ci ricorda le tante e luminose testimonianze di martirio che hanno segnato anche le nostre chiese
e che si sono difficili vicende che abbiamo vissuto nel secolo scorso. Abbiamo subito dure persecuzioni mosse dall'ideologia comunista che per voler allontanare Dio dall'orizzonte umano ha colpito gravemente l'uomo. In nome della fede, tanti pastori, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici, accettando il martirio, si sono prodigati per custodire l'integrità della fede, seminando nelle nostre chiese la speranza che il prezioso tesoro della fede cristiana, la fedeltà alla Chiesa e alla sede apostolica, sarebbero state tramandate intatte alle generazioni future. Fin dall'inizio della Chiesa e del Cristianesimo, la coraggiosa testimonianza dei martiri è stato un luogo fecondo di trasmissione del messaggio cristiano. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Abbiamo ascoltato nella lettura del Vangelo. Dalla piccola e silenziosa offerta scaturisce nuova vita. Nell'offerta dei martiri si crea uno spiraglio di luce che fa volgere lo sguardo dell'uomo verso il cielo e che porta nel mondo la presenza di Dio. Nell'anno della fede siamo chiamati a rinnovare i doni che abbiamo ricevuto nel nostro cammino di credenti e che ci hanno rafforzato nella sequela di Cristo. Tuttavia, le circostanze odierne, caratterizzate da nuove espressioni ideologiche, dinanzi ad una diffusa visione secolarizzata della vita che riduce l'uomo alla sola dimensione immanente, richiedono nuovi tipi di testimonianze radicali. Siamo ben consapevoli che l'urgenza che coinvolge tutte le regioni del mondo, anche quelle dei nostri paesi, è quella di condurre gli uomini e le donne del nostro tempo a Gesù. Il messaggio al popolo di Dio della 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ci ricorda che solo Cristo può colmare la sete di vita, verità, l'anelito posto nel profondo del cuore umano, perché solo il suo spirito è l'acqua che dà la vita vera ed eterna. Ci sentiamo interpellati ad intraprendere il cammino della nuova evangelizzazione, dando un nuovo slancio all'annuncio del Vangelo. Ricordiamo le parole del Santo Padre Benedetto XVI pronunciate nella meditazione nel corso della prima congregazione generale del Sinodo. Vangelo vuol dire Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, Dio c'è. Questo fatto come tale è salvezza. Dio ci conosce. Dio ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua parola, il Dio con noi, il Dio che ci mostra, che ci ama, che soffre con noi fino alla morte che risorge. Questo è il Vangelo stesso. Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso e questa è la salvezza. Il nostro Santo Padre. Anche oggi credi abbiamo bisogno di testimonianze che sappiano indicare all'uomo il cammino verso Dio e che ricordino che Egli è presente nel mondo. Abbiamo bisogno di uomini e donne che nelle loro decisioni e prese di posizione
si mostrino irrevocabili dinanzi alla parola di Dio, dinanzi ai valori che ci sono donati da Dio e che quindi l'uomo non può negoziare. Anche oggi i credenti come allora sono chiamati ad annunciare che Cristo è il Signore della storia e che Lui solo può aprire i sigilli del libro della vita, come ci dice il libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Solo Egli è in grado di spiegare i misteri della vita dell'uomo e della storia, perché è stato immolato e ha riscattato con il suo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Mentre guardiamo con gratitudine al cammino di fede percorso nel passato delle nostre chiese, affidiamo al Signore il momento presente. Vi auguro quindi, cari e venerati confratelli dell'Episcopato, un buon svolgimento del vostro incontro che avete iniziato oggi, affinché possa essere un momento fecondo per il vostro ministero pastorale. Chiedo l'intercessione della Beata Vergine Maria, modello del credente, e l'intercessione del Beato Aloysius Dimas, perché venino sui passi di ogni fedele. Amen. Korinto 1852. godine, kad je osnovana Zagrebačka crkvena pokrajina, ja kao križevački biskup, koji sam drugi domaćin, vi ste večeras prvi domaćin i to smo baš htjeli da pokažemo u katedrali zajedno sa vama to naše zajedništvo o kojemu ste večeras zborili. Ovolika prisutnost vladika sa istoka, zapada, sjevera, juga, naših grkadovićih crkava je svjedočanstvo i pokazuje ljubav, širinu svoga srca, da i mi mali, kažem, je naša grkadovića crkva u Hrvatskoj, koja se prostire i u Bosni i Sloveniji, gdje žive grkadovići, je relativno malena po broju, ali velika u svojoj povijesti 400 godina. Stoga vam od srca, u ime svih nazočnih biskupa, zahvaljujem na vašem gostoprimstvu i na vašim riječima, a posebno na molitvama koje su upućene da bi naša Grkadovića crkva ovdje u Hrvatskom, u tom zajedništvu našem više stvarno i molimo i Gospodi blagoslov preko vaše volje. Cari colleghi,
participato, siamo onorati della vostra presenza. Grazie per la vostra presenza, per la vostra visita a Zagreb. Preghiamo buon Dio che benedica noi e le nostre chiese. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. O svake utjehe ispunio vaše dave svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Amen. Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vas srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavi, da mnogim dobrim djelima sve to stignete u život vječni. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, zašao na vas i ostao vas dana.